O un profondo cambio culturale. Viviamo in un mondo di profonda riflessione, in un mondo frenetico, senza tempo. Oggi abbiamo la possibilità di riflettere, magari interpellando anche la storia recente, che i nostri anziani possono ancora raccontarci. Il dopoguerra ha visto saggi che, uniti ad un popolo desideroso di rinascere, ha costruito in breve tempo un futuro, il nostro, quello che ci ha permesso una vita facile. La più recente storia, quella della finanza e della speculazione, ha tagliato nel tempo parte di ciò che i nostri nonni avevano costruito. Una politica corrotta o deviata ha permesso la chiusura di ospedali, l'incuria dei territori, l'indebitamento senza ricambio di servizi e progetti sulle spalle dei nostri ragazzi. Grazie ad un virus, oggi abbiamo la possibilità di fermarci un attimo e riflettere. Questo è il momento di riprendere il saggio cammino degli avi per riprogettare una società diversa. Valori, solidarietà e rispetto reciproco, oggi considerati demagogia, possono essere un'occasione di un diverso futuro. Ecco, abbiamo contattato Tiziana Alterio, che è una scrittrice, ma soprattutto una giornalista. E, ciao Tiziana. Ciao, ciao Gaetano e ciao a tutti i cittadini delle Marche. Sono venuta diverse volte da voi, quindi un doppio saluto. Ma infatti io non ti ho presentato nella maniera adeguata, perché tu sei venuta a trovarci in occasione delle scorse europee. Allora ti eri candidata col Movimento 5 Stelle e eri venuta a trovarci. Sei stata l'unica persona che ci ha dato un po' di soddisfazione, no? Io diciamo faccio parte di questa rete di comitati, no? Che lottiamo per la sanità, e tu davvero sei venuta in giro con noi. È una cosa che ci ha fatto davvero molto 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 piacere, e quindi non ho fatto un'adeguata presentazione, perché in realtà te la fai tu da sola e ci guardiamo insieme questo video. Sono Alterio e sono una giornalista indipendente che ha fatto un po' una scelta di campo, perché sono entrata nel sistema, e quindi ho lavorato alla Rai, ho lavorato a Mediaset, ma poi volevo, insomma, soprattutto raccontare la verità dei fatti e conoscere il più possibile soprattutto delle dinamiche, come dire, un po' anche internazionali, che sono quelle che poi anche i piccoli comuni soffrono, perché è tutto collegato, noi siamo tutti collegati. Quindi ho viaggiato moltissimo, soprattutto nei paesi del sud del mondo. E poi però, nonostante, diciamo, questa scelta di campo, che è costata anche un po' un prezzo, mi portasse a raccontare, a fare semplicemente il mio mestiere, che è quello di raccontare la verità, ho capito che il momento storico richiedeva un po' quello di mettersi in gioco e quindi diventare un po' cittadini più consapevoli. Ci troviamo all'ingresso dell'ospedale di Fossombrone. Fino agli anni 60 questo ospedale era un vero e proprio ospedale a tutti gli effetti, aveva circa 270 posti letto, con anche medici di alta specializzazione. Ebbene, questo è un esempio lampante di quello che è accaduto negli ultimi anni, perché con la legge Balduzzi, il governo Monti del 2011, si cambia completamente rotta, e quindi gli ospedali devono essere chiusi, gli ospedali pubblici, quelli esistenti si devono trasformare in ospedali, vedete, ospedali di comunità. Quindi gli ospedali non possono essere privatizzati, perché
il diritto alla salute è un diritto riconosciuto dalla Costituzione. Allora, io vorrei un attimo però spiegare brevemente che cosa è successo qui nelle Marche, perché e qui c'entra molto l'Europa, perché con il governo Monti nel 2011 e quindi con delle precise anche dei precisi diktat partiti da Bruxelles, per cui bisognava anche tagliare la spesa sanitaria, con la legge Balduzzi del 2011, numero 70 del 2011, dato l'avvio alla chiusura di importantissimi ospedali pubblici. Nelle Marche, in pochissimi anni, dal 2015 ad oggi, sono stati chiusi ben 13 grandi ospedali. Abbiamo un problema nel nostro territorio, in questo territorio. I nostri comuni purtroppo non sono aiutati a livello provinciale e soprattutto regionale. La regione pensa solo ed esclusivamente alla zona costiera. Fai riferimento all'Europa, perché in realtà noi pensiamo sempre che l'Europa sia molto distante da noi, ma anche piccoli comuni come questo. Ne ho messo un pezzettino, era giusto per ricordare il viaggio che hai fatto. Ecco Tiziana, io volevo appunto iniziare proprio dall'Europa, no? Che sono argomenti insomma che conosci molto bene, e iniziare proprio da quella presidente, no? Della Banca Centrale Europea, che con una dichiarazione praticamente sostanzialmente è riuscita a farci perdere il 17% proprio in quel giorno della nostra borsa. Sì, intanto grazie ancora per questo invito. Io credo che questo momento storico così difficile che stiamo vivendo è anche un momento direi di grande opportunità. In che senso? Nel senso che finalmente questa Europa sta mostrando il suo volto. Fino a questo momento, in qualche modo, questa Europa sembrava sempre essere molto distante dai cittadini. Invece ora stiamo toccando con mano, in questo momento così difficile, di grandissima difficoltà, quanto invece le scelte che vengono prese in Europa siano state in passato e anche ora, in questo momento, abbiano degli effetti così devastanti sulle nostre vite. E quindi anche gli europeisti più convinti, quelli che in qualche modo non avevano mai ancora messo in discussione l'Unione Europea e anche le politiche europee, finalmente stanno iniziando ad aprire gli occhi. Quindi in questo senso è un momento favorevole, perché non solo la dichiarazione della Lagarde, ma anche la dichiarazione della von der Leyen, della Presidente della Commissione Europea, che ha fatto ieri, sono dichiarazioni inquietanti, sono dichiarazioni di un'Europa disumana, di un'Europa che io definirei arrogante, che in un momento di difficoltà in cui un paese europeo come l'Italia, che è stato, noi non dimentichiamo che l'Italia è stato uno dei paesi fondatori della comunità europea, ebbene, un paese viene completamente lasciato a se stesso. Per cui la dichiarazione di ieri della von der Leyen, è inquietante da questo punto di vista, perché lei dichiara che gli eurobond non sono sul tavolo di discussione, per cui ogni paese in questo momento di emergenza deve pensare a se stesso. Allora, dov'è questa comunità europea?
Nel mio immaginario, quando si parla di comunità, si parla di condivisione dei rischi. Ecco, per esempio, gli Eurobond, su cui non si vuole discutere. Nel mio immaginario, quando si parla di comunità, si pensa alla solidarietà. E quindi noi abbiamo avuto un'Europa che, quando ha dovuto imporre pesantissime misure di austerità, negli ultimi 10 anni, misure di austerità per le quali sono stati chiusi gli ospedali di cui si parlava all'inizio. Un'Europa che ci ha imposto di tagliare quindi la spesa pubblica, di aumentare le tasse, quindi ci ha chiesto enormi sacrifici che non hanno portato a nulla perché il debito pubblico è continuato ad aumentare. Per cui io parlo di un piano evidentemente che andava in un'altra direzione, una finalità che andava in un'altra direzione, e cioè impoverire invece i paesi del sud Europa, vedi la Grecia, per poi privatizzarli, per poi far penetrare le grandi multinazionali, le grandi lobby finanziarie. Quindi un'Europa che ci ha chiesto enormi sacrifici, che noi abbiamo accettato supinamente, e quando invece si è trattato di dare una mano ad un paese a un paese che sta in enorme difficoltà come il nostro, bene, hanno girato le spalle. Allora, Esatto. sono felice che anche gli europeisti più convinti stiano finalmente aprendo gli occhi. Questo è un momento propizio perché possiamo in qualche modo girare, possiamo cambiare direzione, ma cambiare direzione presuppone anche molto coraggio. Per cui questi sono giorni faticosi, perché ecco, per cambiare direzione bisogna avere un governo che non va più col cappello in mano a chiedere aiuti a questa Europa disumana, ma ha il coraggio anche di dire: bene, allora davvero noi facciamo da soli. Ok Tiziana, allora ovviamente l'argomento rimanendo in Europa, pensando anche un attimo alla Grecia, che tu ne hai parlato tantissimo, no? Hai fatto anche diversi convegni su questo, adesso non ricordo come si chiamava quella Colpo di collega, Stato. sino della Grecia, no? C'era una persona che ho visto in video, forse più di un video insieme con te, che ci parlava della Grecia, non ricordo se era una giornalista, forse era una giornalista. E praticamente la parola MES, no? Introduce un altro discorso, forse ancora più inquietante da un certo punto di vista. Però prima di farti la domanda, io ho visto un tuo video bellissimo che per questione di tempo non posso mandare per intero, anche perché sennò poi parla da solo e invece io voglio sentire in diretta, no, qui da te qual è la tua spiegazione. Quindi ci sarà una tua stessa introduzione e poi mi ha colpito appunto questa dichiarazione di questa giornalista di Sky che si chiama Maria Angela Piera, spero di aver scritto bene il nome, Pira, che Pira. Che ci dà una sua spiegazione sul MES. Quindi io lancerei questo pezzettino di video e poi dopo vediamo, me lo spieghi insomma un attimo. Sta girando in questi giorni un video di una giornalista Sky, Maria Angela Pira, che spiega che cosa è il MES, difendendo la spada tratta. È davvero sconcertante ascoltare in così pochi minuti tante inesattezze, tanta approssimazione e tanta superficialità. Abbiate allora un po' di pazienza e ascoltate fino alla fine. Ragazzi, buongiorno. Ho ricevuto tantissime domande da parte vostra in questi giorni, soprattutto sul MES, di chiarire sul MES che cosa sia. Allora, provo a farlo e lo faccio sulla base di documenti, cioè di quello che c'è scritto, va bene? Poi ho sentito in questi giorni un tot di analisti e di esperti che mi hanno veramente spiegato bene. Quindi io quello che mi hanno detto ho provato a tradurlo e ve lo metto a disposizione, va bene?
La giornalista mostra semplici fogli e parla di un tot di esperti che avrebbe ascoltato senza specificare però chi siano. Allora, al contrario, io ho qui con me la riforma del trattato del MES che ho studiato, che ho letto, che ho studiato facendo leva sui miei studi giuridici e sul confronto con costituzionalisti, giuristi, economisti, giornalisti, parlamentari ed europarlamentari che fanno tutti parte di un coordinamento nazionale non MES che abbiamo costituito per bloccare questa riforma e i cui nomi potete trovarli sul gruppo Facebook di questo coordinamento. Ma andiamo avanti e vediamo come spiega il MES. Senza banalizzarlo, ma in termini semplici, un meccanismo di coassicurazione, ovvero gli stati che fanno parte di questo sistema del fondo salvastati, perché voi dovete pensare e vi chiederete chi sono i creditori di questo cosiddetto fondo salvastati? Sono Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario, sono loro che erogano il credito. 700 miliardi di cui dovrà dotarsi li prenderà dai singoli stati che sono obbligati a versare la propria quota e l'Italia dovrà dare 125 miliardi e dovrà indebitarsi per rispettare questo impegno. Ma veniamo ora alla parte più importante. Chi può accedere al MES? La giornalista Sky dice questo. Questo fondo salvastati o linea di credito, quindi ti danno i soldi, è condizionato ad alcune cose. Una prima linea di credito, cui lo Stato può accedere se accade uno shock esterno, quindi accedono gli Stati che si comportano bene, che hanno un debito basso, per intenderci, accederebbe la Germania, ma non noi. Non noi, gli analisti mi hanno detto, Mari, non è proprio così. Ad una linea di credito leggera come quella che vi sto raccontando, potrebbe accedere anche l'Italia, perché l'Italia ha avuto l'ok da Bruxelles sui conti. Quindi di fatto potrebbe accedere anche a questa linea, mi spiegano gli esperti, va bene? Questa linea di credito leggera e il fatto che l'Italia possa accedere a questa linea di credito vede anche il placet, quindi l'ok da parte della Germania. Era un pezzettino naturalmente. Siccome questo MES ovviamente è una cosa che entra anche un po' nel tecnico, no? E la gente spesso insomma ha sentito due campane, ma non è che ne ha capito più di tanto. Con parole elementari, ci puoi spiegare qual è la verità o il rischio del MES? Allora, intanto ho sentito di dover smontare pezzo pezzo quanto questa giornalista Sky aveva detto a proposito del MES, anche per far capire quanto l'informazione mainstream porti su una strada completamente diversa gli spettatori e loro hanno una responsabilità enorme. E quindi con dati alla mano, perché questo trattato io l'ho sviscerato, l'ho studiato attentamente, ma mi sono anche ovviamente consultata con costituzionalisti, giuristi, ho cercato di spiegarlo in modo semplice. Allora, in poche parole, il MES non è un semplice fondo salva stati, ma è una vera e propria organizzazione finanziaria internazionale. Cioè è proprio un organismo dove lavorano delle persone in carne ed ossa che godono, di cui queste persone godono della totale immunità giurisdizionale per tutti gli atti da loro compiuti. Tutto ciò che viene svolto all'interno di questa grande organizzazione internazionale gode quindi di immunità. Anche i beni, le disponibilità, le proprietà del MES godono di questa immunità. Per cui che cosa significa questo? Che ha le prerogative di essere un soggetto sovrano e sovranazionale. Quindi le decisioni del MES vengono imposte,
in modo automatico agli altri stati. E questo è come organizzazione. La seconda cosa, diciamo, che è l'operatività del MES, perché questo è importante. Allora, nel momento, innanzitutto, il MES non ha un tesoretto proprio, non gode quindi di un fondo proprio, ma ciascuno Stato membro che fa parte dei paesi dell'Eurozona ha l'obbligo, non la facoltà, ma sono obbligati a versare in percentuale una somma di denaro. L'Italia dovrà versare in tutto 125 miliardi di euro. Quindi, per dotare questo organismo di questo tesoretto, l'Italia dovrà indebitarsi, perché 125 miliardi non sono proprio pochi. Dopodiché, dopo essersi indebitati nel caso dell'Italia, bene, a cosa serve il MES? Nel caso in cui un paese avesse bisogno di un aiuto finanziario, può ricorrere al MES. Ma dov'è la trappola? Perché lì la trappola che gli italiani devono capire. La trappola è che al momento chi può accedere al MES sono soltanto i paesi che hanno un debito sostenibile. Chi al momento ha un debito sostenibile? La Germania, l'Olanda e pochi altri paesi del Nord Europa. Allora si può accedere ad una seconda linea di finanziamento. Questa seconda linea di finanziamento, per accedervi, bisogna però ristrutturare il debito. Perché infatti, anche se la giornalista dice che l'Italia avrebbe avuto l'ok e il placet da parte della Germania, falso, perché sia la Germania che l'Olanda hanno detto di no anche in questo momento di difficoltà. Bene, cosa dice questo trattato? All'articolo 12 del trattato che sarebbero modificate le clausole d'azione collettiva che consentono ad una maggioranza qualificata di creditori di imporre la ristrutturazione del debito. In parole semplici, che significa? Che per accedere a questa seconda linea di credito, i paesi che non hanno un debito sostenibile come l'Italia devono procedere ad una ristrutturazione del debito. Cosa significa in parole semplici? Significa che se un risparmiatore italiano, e ce ne sono tanti perché ancora il nostro risparmio è un risparmio consistente, abbiamo comprato dei titoli di Stato oppure dei fondi che hanno in pancia dei titoli di Stato, da un giorno all'altro, vedrebbero decurtato il loro valore perché ce lo chiede il MES, ma non solo, sempre per ristrutturare il debito. Quindi da una parte ci darebbero dei soldi, dall'altra parte ce li toglierebbero, perché per ristrutturare il debito imporranno altre riforme strutturali, che significa più austerità, maggiori tasse, privatizzazioni, ancora più taglio alla spesa pubblica, quindi anche più tagli, per esempio, alla sanità. Quindi è una trappola, perché da un lato noi dobbiamo indebitarci per dare soldi al MES, dall'altra parte, se ne abbiamo bisogno, siamo obbligati a tutta una serie di misure, dalla ristrutturazione del debito a ulteriori riforme strutturali che, come dire, ci porterebbero ancora di più in un cul-de-sac. Ricordo e chiudo, spero di essere stata chiara e Chiarissimo. semplice, ricordo che il Fondo Salva Stati è quel fondo che ha contribuito a impoverire la Grecia, perché in Grecia, lo sanno tutti, è stata operativa la Troica. Che da un giorno all'altro si sono materialmente questi funzionari insediati negli uffici del governo greco per controllare come venivano spesi i soldi.
i soldi dei greci. Quindi oltre, diciamo, un'ulteriore beffa che in qualche maniera ne risente poi anche la democrazia, cioè il controllo dello Stato sovrano in quel caso. Cioè, Assolutamente. Fra l'altro, Gaetano, perché in questo momento in cui si sta parlando in Europa come aiutare l'Italia, ecco, loro, sia la von der Leyen che anche la Merkel, gli altri paesi più rigoristi, continuano ad appellarsi al MES. Ma è una, giustamente Conte fa notare che siamo in una situazione di emergenza mondiale, di recessione ecco, scusami, globale. solo per. Ma questo governo ha paura del MES? Cioè, secondo te, ovviamente. Questo governo, ovviamente, in questo governo ci sono due anime diverse: c'è il Movimento 5 Stelle, c'è il PD che su molte cose hanno delle idee totalmente opposte. Perché il Movimento 5 Stelle da sempre si oppone al MES e continua questa battaglia, mentre il PD è da sempre a favore del MES perché il PD è un partito assolutamente europeista. E io ricordo, perché questa è una cosa indegna, che un parlamentare del PD l'altro ieri o ieri ha anche dichiarato che in virtù di questi aiuti che l'Unione Europea potrebbe dare all'Italia, noi potremmo offrire come garanzie i nostri beni, il nostro patrimonio pubblico. È una Ci follia, manca solo quello, follia. certamente, è certo. Va bene, cioè va male, non va bene, Ma insomma. molto male. Ecco, allora facciamo una cosa. Dunque, finiamo il discorso dell'Europa, perché poi ho visto un altro video bellissimo che voglio mandare, sempre tuo. Sei bravissima a fare i video, sei, come ti posso dire, i tuoi video partono dall'anima e lo si capisce molto bene, mi piacciono. E Grazie. finiamo il discorso quindi di questa benedetta Europa, no? E io sono una persona, cioè uno di quelli che sognava e saltava per un'Europa dei popoli, cioè sociale, ma anche economica, unita, quindi con tutte le varie forze politiche, però un'Europa unica, anche dal punto di vista, quindi, di qualsiasi tipo, insomma, dei popoli, e adesso non so con che tipo, magari tipo su un modello tipo Stati Uniti o quello che sia. Ma che fine ha fatto quell'Europa? C'è qualcuno in Europa ne parla ancora di questo? Guarda Gaetano, allora noi dobbiamo sempre guardare la storia, non dimenticare quello che è accaduto. L'Europa e l'Unione Europea è nata perché si usciva da due guerre mondiali, quindi all'inizio della costruzione di questo impianto europeo c'era tutta la spinta, diciamo, ideale di andare nella direzione giusta, e cioè finalmente dopo due guerre mondiali l'Europa, questo continente, aveva compreso che bisognava superare i nazionalismi e andare verso una unità di intenti. Ma nel frattempo sono accaduti due eventi storici importantissimi che hanno fatto deviare da questa idea molto sana che si era avuta all'inizio con il manifesto di Ventotene. Non voglio entrare troppo nei tecnicismi, però voglio trasferire due date fondamentali che hanno, diciamo, fatto virare da quel progetto iniziale. Il primo evento storico è stato il 1989, quando è caduto il muro di Berlino. In quel momento storico, tutta la socialdemocrazia europea, quindi non soltanto quella italiana, ma tutta la socialdemocrazia europea, non ha saputo dare una visione alternativa
a quel modello che stava crollando, il modello il comunismo. E quindi che cosa ha fatto la socialdemocrazia europea? Ha iniziato ad abbracciare il modello neoliberista, iniziando dalla Thatcher. Negli anni 70 Margaret Thatcher, lo ricordiamo tutti, iniziò a fare proprio questo modello neoliberista. Ma c'è di più, perché senza dilungarmi troppo, dopo il 1989, l'altra data importante è il 1992, con il trattato di Maastricht. È lì che l'Europa, l'Unione Europea ha virato completamente direzione, perché nel 1992, col trattato di Maastricht, si è fatto proprio questa Unione Europea ha fatto proprio il modello neoliberista. Da quel momento in poi, tutti i trattati successivi, dal trattato di Lisbona, tutti i trattati successivi hanno assorbito l'impianto neoliberista. E quindi io concordo con te che Cioè, ma insomma. i popoli in Europa ci sono ancora, nel senso ci sono delle associazioni, delle forze politiche, quindi parliamo proprio strettamente in Europa, hai capito? Che in qualche maniera cioè si allineano su un'Europa solidale, eccetera, o alla fine ognuno pensa un po' a sé perché dice no, quelli sono indebitati, quegli altri sono tutti in qualche maniera, parlo dei cittadini più che delle forze politiche, Sì, diciamo. ma io credo che c'è una grande confusione. Negli ultimi anni c'è stata appunto una grande confusione. Io in realtà, come forse tu sai, ho sempre parlato di una vera e propria guerra che era in corso, una guerra silenziosa, molto subdola, invisibile, e che ora è conclamata, perché questa guerra in realtà ora è molto conclamata tra i paesi del Nord Europa, i paesi falchi del Nord Europa guidati dalla Germania della Merkel e i paesi del Sud Europa. Quindi in realtà gli ultimi 10-15 anni questo progetto europeo ha iniziato, quello originario, ha iniziato a sgretolarsi a colpi di trattati e quindi diciamo che quello che ho sempre detto è che noi paesi del Sud Europa non abbiamo. Qual è la nostra quota di responsabilità? Perché non dobbiamo, come dire, pensare soltanto di essere stati vittime di una politica europea, diciamo, molto rigorista dei paesi del Nord Europa. La nostra quota parte di responsabilità è che noi, diciamo, non abbiamo mai fatto pienamente i nostri interessi in questa Unione Europea. Cioè, ricordo che negli ultimi anni venivano mandati in Europa i politici. Quelli, diciamo, quelli che dovevano essere messi a parcheggio all'interno dei propri partiti. La dico facile, Iva Zanicchi di turno, cioè persone che in qualche modo non hanno certo fatto i nostri Quindi interessi, gli scusami, interessi come in paese. realtà l'Europa l'hanno capita e la usano molto bene, invece i poteri, quelli della finanza, le lobby, eccetera, loro saranno molto collegati sia a livello europeo che a livello italiano che a livello ovviamente internazionale. Quelli l'hanno capita molto bene l'Europa, no? L'hanno saputa usare, diciamo, a pennello, direi, no? A discapito ovviamente del popolo, insomma, dei cittadini. Assolutamente, ma anche la stessa Germania, ma anche gli altri paesi hanno giustamente in Europa fatto i loro interessi. Quindi noi abbiamo perso tanti anni in questa Europa e ci siamo trovati a subire supinamente, ecco, senza mai alzare la testa, perché anche questa è una nostra responsabilità, di fronte a queste continue misure di austerità. Insomma, un po' un'alzata di testa potevamo anche farla, parlo in questo caso come governi centrali.
Quindi, insomma, questo per me è un momento importante se riusciremo a cogliere, a coglierla come un'opportunità. Questa Europa sta svelando, il suo volto oscuro, direi, la sua spietatezza, così come hanno fatto con la Grecia, perché, in Grecia. La Grecia è un paese distrutto, distrutto, distrutto non soltanto dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, ma i greci hanno perso anche la forza di reagire. Quindi questo è un momento propizio per poter alzare la testa e uscire da questa gabbia. Io dico sempre che la porta di questa gabbia in cui noi siamo finiti è una porta già aperta. Solo che noi non abbiamo il coraggio di oltrepassarla. E perché non abbiamo questo coraggio? Perché a noi fa paura l'ignoto. È umano questo. Noi non Ecco, sappiamo. Ecco. a proposito di ignoto, no? E qui faccio riferimento sempre a quel video che dicevo prima, quel bellissimo video che mi è piaciuto, che su alcuni punti assomiglia anche alla mia sigla di questo programma, cioè trovare, no? In occasione appunto di questa pandemia che non abbiamo parlato, che nelle trasmissioni ci hanno parlato tantissimo, cioè la voglio solo sfiorare, ma non la voglio toccare con te, non perché appunto non mi interessa l'argomento, ripeto, ne ho parlato per 7 puntate, quindi c'è la gente in questo momento di notizie neanche fin troppe. Ma quello che, cioè, che mi colpisce anche personalmente, no? In questa pandemia, in tutto quello che stiamo assistendo, le morti di un sacco di gente, cioè, questa situazione è quasi anche un po' spietata, no? E alla fine, comunque, cioè, sta ponendo le persone, cioè qualsiasi cittadino, approfittando anche del fatto, no, che quasi la maggior parte in questo momento sono a casa di persone, tantissimi stanno riflettendo. E delle domande, cioè, esistenziali sul futuro, anche sulla politica, cioè su che tipo di politica, sull'attenzione per i popoli, e pensare a un nuovo futuro. Cioè, questo giustamente è un momento che ci sarebbero anche delle occasioni, perché da una crisi, o in Italia diciamocelo tutta, o finiamo in default assoluto, quindi finiamo in Grecia, ma forse anche persino peggio, oppure davvero sarà il momento che dobbiamo alzarci le maniche e riuscire a riprogettare questo paese, ma partendo anche da alcuni valori umani. Io lancerei appunto questo video, ti chiedo la pazienza di rimanere ancora un attimino lì, questo l'ho voluto mettere tutto intero, e poi appunto parliamo un attimo di futuro, di popoli e di argomenti di questo tipo. La folle corsa senza senso ci stava portando verso l'autodistruzione. La trappola della velocità ha trasformato le nostre vite in una corsa affannosa senza meta e siamo diventati schiavi inconsapevoli di un sistema che ha arricchito poche persone. E abbiamo perso noi stessi, la nostra identità, in nome della competizione, del profitto, del superfluo, dell'avidità, dell'egoismo, dell'arroganza. In nome della sopravvivenza del più forte sul più debole. Subissati da immagini e notizie, siamo andati in overdose di informazione che ha avuto l'effetto di farci restare in superficie, senza mai comprendere le vere cause del disastro. In questa vita distratta siamo diventati preda delle paure. Paura del futuro, dello straniero, di perdere il lavoro, del terrorismo, di mettere al mondo figli, di viaggiare, di ammalarci e anche di vivere. Ma tutto questo non ci aveva ancora aperto gli occhi. Avevamo bisogno di una paura ancora più grande, della paura di morire per un virus letale affinché potessimo risvegliarci a nuova vita, affinché potessimo tornare per un po' a casa, nel silenzio, con il nostro tempo e i nostri affetti. E ripensare al percorso fin qui fatto. Il dolore che senti allora è il capitalismo che sta morendo, che è arrivato al capolinea. Siamo ad un bivio e ci sono le condizioni per liberarci da questa schiavitù
e dall'illusione che la felicità sarebbe arrivata grazie alla quantità di beni posseduti e alla crescita infinita. Lo smarrimento del momento può essere una benedizione che conduce ad un risveglio. La porta della gabbia è già aperta. Sta a noi fare il primo passo per andare al di là, dove esiste un altro modo di vivere, un altro modo di stare insieme, di guardare i bambini, la natura, la bellezza, di lavorare e di stare al mondo. Siamo tutti in trasformazione e l'Italia, per la sua storia, può essere il paese capace di avviare un nuovo rinascimento per il mondo intero. Ma abbiamo un compito grande: riscoprire chi siamo e la nostra identità perduta. Facciamo in modo allora che questo ritorno a casa sia una meravigliosa opportunità per riprendere forza e coraggio. Ci serviranno per ricostruire una nuova umanità. Ecco, tizianalterio.it, questo è è la tua pagina, no? Dove chi vuole ti può seguire. E la domanda è difficilissima, cioè, te la pone il tuo stesso filmato. Cioè, una volta che se riusciamo anche a prendere un po' di coscienza, no? Ma come riusciamo a ricostruire questo paese? Cioè, bisognerà iniziare per forza da nuove forme di aggregazione politica, dall'associazionismo. Cioè, come si inizia, Tiziana? È una domanda difficile, cioè, non è facile rispondere, almeno nell'immediato è impossibile, però creare una strada, dare qualche indicazione. Tu per esempio sei una persona molto impegnata, no, in questo senso, e insomma, dici qualche cosa, come possiamo iniziare? Una volta che si prende coscienza, secondo me in questo periodo si sta prendendo un po' di coscienza, no? Ci sono delle condizioni per ragionare. E anche la politica di questi ultimi anni, poi da un paio d'anni a questa parte qualche cosa di strano è successo, non voglio entrare in meriti politici, però si è incominciata a ragionare su alcuni temi, no? E legati strettamente anche alla vita, alla qualità della vita, ma anche alla profondità della vita, quindi il contatto tra le persone, eccetera. E bisogna iniziare ovviamente dalla politica. Dacci qualche input, come si può iniziare? È difficile la domanda, lo comprendo. Veramente con molta umiltà, perché quando si parla di questi temi così grandi non ci sono, come dire, non c'è nessuno che ci può dare delle lezioni, né tantomeno io. Però posso dirti quello che, per esempio, io ho sentito di fare nella mia vita e che lo trasferisco come esperienza. Io penso che la prima cosa da fare, e questo momento storico ci sta obbligando in qualche modo a fare questo, il primo passo è fermarsi. E in questo momento noi siamo a casa, e per me è un ritorno a casa, come casa interiore. Quindi la prima rivoluzione da fare è quella interiore, e il fermarsi è la prima condizione fondamentale, perché l'ho raccontato nel video, noi questo sistema ci ha portato a non avere neanche più a disposizione un bene fondamentale che è il tempo. Quindi una corsa continua, senza senso, senza meta, con delle frustrazioni interiori. Chi abita nelle città questa situazione, io fino al 2000 ho abitato a Milano, vivi dietro questa corsa che non serve assolutamente a niente. Te ne accorgi quando ti succede una disgrazia in famiglia, oppure quando ti capita un periodo, vabbè, questo è eccezionale come questo, ma quando hai uno scossone ti rendi conto che tutta questa corsa, no,
o gli straordinari, o questa frenesia, cioè dover fare, no, tanti soldi e una carriera incredibile, non sentire più il gusto della natura. C'è gente nelle grandi città, e ripeto, io sono uno di quelli che fino al 2000 l'ha passata, abitava a Milano, e sostanzialmente tendi, no, quando ti fermi un attimo, che te ne vai in ferie, dove vai? In campagna a respirare un po'? No, te ne vai nella grande città e vai a cercarti, ancora scusami la parola, il casino, no? Cioè, esci da una situazione terribile all'altra, non abbiamo il tempo per i figli, non dedichiamo più niente, i nostri figli, cioè, li sbattiamo davanti a YouTube, no? Ancora che devono nascere, perché in qualche maniera fa parte di questo mondo assurdo, no? E quindi appunto bisogna ripartire. Io ti dico la verità, cioè, come anche hai avuto tu questa esperienza molto più profonda di me, io avevo anche sperato in una forza politica che mi andava a alimentare questo, hai capito? Quindi, e qui c'entra per forza la, quindi prima la riflessione, l'associazionismo, eccetera, no? Ma poi bisognerà arrivare a un risvolto politico. Sì, però questo è la base di partenza, è fondamentale, perché la rivoluzione, perché insisto su questa rivoluzione interiore, perché vedi, anche l'esperimento del Movimento 5 Stelle mi ha fatto molto comprendere il fatto che se non siamo radicati profondamente in noi stessi, e soprattutto se non abbiamo assimilato nel profondo la necessità di una rivoluzione dell'umanità in generale, cioè che questo mondo ha bisogno di veramente una stressata a 360 gradi, qual è il pericolo? Che poi alla fine noi chiediamo, cioè chi va ad occupare delle posizioni apicali, centrali, per governare questo paese, se non ha fatto questo percorso, alla fine ci ritroveremo sempre allo stesso punto. Quindi quello che mi sento di suggerire è che questo è un tempo fondamentale per tutti noi. Io questa scelta l'ho fatta già molti anni fa, quando ho deciso anch'io di lasciare la grande città, vivo in campagna, nella natura, ma non è che questa sia per forza la scelta obbligata. L'importante è riappropriarsi del proprio tempo, e questo è un tempo fondamentale per poter, diciamo, riflettere su anche il significato delle nostre vite, e soprattutto su che direzione vogliamo far prendere a questo mondo. Dopodiché poi l'altro passaggio fondamentale è ovviamente, come tu dici, è la politica, perché la politica è la gestione, poi uno Stato è la gestione, deve proprio occuparsi di tutelare i cittadini e anche dei beni comuni. Allora io proprio ieri mi sono sentita di fare un altro video in cui dicevo 5 passi fondamentali che dovremmo fare in questo momento, perché siamo con le spalle al muro come paese, l'Europa non ci dà una mano. A questo punto qual è la direzione da prendere? Io le indico molto brevemente. La prima cosa, bisogna stampare moneta. La Banca d'Italia deve tornare a stampare moneta, e subito. Diversamente, anche gli aiuti europei che arriveranno faranno dell'Italia un paese ancora più indebitato, e questo debito noi lo trasferiremo sulle spalle dei nostri, lo daremo ai nostri figli. Quindi la prima cosa, stampare moneta. Due, sostenere concretamente le nostre imprese, localizzando la produzione. Noi dovremo recuperare non solo la nostra sovranità monetaria, ma anche la nostra sovranità produttiva, perché ricordo che l'Italia, fino a non molti anni fa, eravamo un paese autonomo anche dal punto di vista, certo, alimentare. Abbiamo tutto quello che ci occorre per vivere come paese autonomo, ripartendo dai territori,
Questo è importantissimo. La globalizzazione è un argomento ora, non voglio aprire un altro argomento di discussione, ma insomma, questo modello neoliberista globalizzato che avrebbe dovuto risolvere la povertà nel mondo è un modello fallito, fallito. E anche il coronavirus ce lo sta dicendo. È fallito questo momento, per cui bisogna ritornare ai territori e noi abbiamo una ricchezza immensa come paese. I nostri territori hanno una diversità incredibile. Quindi ritornare ai nostri artigiani, la nostra piccola e media impresa, la nostra ricchezza e soprattutto uno Stato deve dare norme, regole chiare, stringenti alle multinazionali che vengono in casa nostra. Perché sono loro che vengono in casa nostra. Due. Tre, bloccare tutte le privatizzazioni e le svendite che sono in corso e nazionalizzare i beni pubblici. E allo stesso tempo controllando il movimento di capitali per sventare la loro fuga. Quattro, revisionando il debito pubblico e dichiarando inesigibile il debito da speculazione. Io vorrei ricordare, ma lo sanno tutti ormai, anche le pietre, che la Germania, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si risollevò da un periodo economicamente buio perché quei debiti di guerra le furono in gran parte condonati da paesi come l'Italia e come la Grecia. Quindi bisogna in qualche modo rivedere questo debito. Cinque, e ultima cosa, ridurre drasticamente le imposte e contrastare invece in modo forte i grandi evasori. Perché guarda, Gaetano, quando si parla di evasione, di lotta all'evasione, non si può andare dai piccoli, dalle piccole e medie imprese che in questo momento per me sono degli eroi. Anche io in casa ho mio fratello che è un piccolo imprenditore. Sono degli eroi in questo momento storico. E poi i grandi evasori invece la fanno franca, la fanno franca e lo sappiamo bene, portano i loro profitti nei paesi europei che sono paradisi fiscali. Allora bisogna cinque primi passi concreti da affrontare che non ci porterebbero subito ad un'Italia fuori dall'Unione Europea, ma inizieremo a recuperare quella sovranità di cui in questo momento abbiamo bisogno. Se non si fanno questi passi, che sono i primi fondamentali, io non so se noi usciremo e come usciremo da questa situazione davvero molto grave. Ecco, la parte finale di questa intervista sicuramente è stata quella che mi interessava di più, però giustamente voglio iniziare dall'Europa, no? Ma ci sono delle persone, a me piace parlo della quarta via, no? Perché della terza via politica ci stanno parlando un po' in troppi e dei copia e incolla mi spaventano. Allora parliamo di un'altra via possibile. Ci sono delle persone conosciute o meno, che stanno lavorando, diciamo, ad una via che va in questo senso. Allora, Gaetano, io quello che ti posso dire in questo momento è che No, abbiamo per scusa, la te lo dico solo per un motivo, perché io sono convinto che in Italia c'è un, non so, un 20-30% sicuramente di un bagaglio di persone che ormai cioè non sono più rappresentate, hai capito? Che vanno in quel senso, poi magari fanno dei voti tampone perché c'è quello che non va a votare, ma quello che vota il piuttosto che niente, no? Però cioè, nel tempo si sono discusse queste cose, non sono completamente delle situazioni che non abbiamo sentito, no? Quindi la speranza è questa, se si riesce a costruire una volta per tutte in Italia una forza politica che non cada, no, in quegli errori che ha fatto il Movimento 5 Stelle, tanto per non fare nomi, cioè, che passi questo e che si riesca davvero a essere rappresentanza dal basso dei cittadini, quindi delle persone anche di un certo spessore, tecnici, eccetera, ma che non si cada nel solito tranello all'italiana. Ecco, questo è quello che aspetta le persone. C'è una speranza? Tu che sei dentro nei lavori, insomma, ecco.
Guarda, ti posso dire che in questo momento non c'è ancora nessun soggetto politico, questo è evidente, altrimenti l'avremmo saputo tutti, ma è un momento di grande fermento, perché come giustamente hai detto tu, c'è un popolo che è un po' alla deriva in questo momento storico, perché diciamo, si sente molto deluso, si è sentito molto deluso dal Movimento 5 Stelle, motivo per cui il Movimento 5 Stelle ha perso tantissimi, tantissimi voti. Quindi, e soprattutto ora, ancora di più in questo momento di difficoltà, nel momento in cui l'Europa sta finalmente, mostrando il suo volto, ci sono tante persone che stanno comprendendo, che in realtà forse anche quello che da sempre dicono i sovranisti, cioè recuperare una parte della nostra sovranità, non erano proprio tanto idee tanto campate in aria. Quello che ti posso dire è che per la prima volta diverse persone di spessore, di competenza, come il costituzionalista Paolo Maddalena, altri giuristi, giornalisti come Giulietto Chiesa, poi Barbara Caracciolo, insomma, diverse persone. Per la prima volta siamo riusciti con alcuni movimenti come Liberiamo l'Italia, Sovranità Popolare, insomma, varie piccole, al momento piccole organizzazioni, ci siamo uniti sotto un unico cappello, il coordinamento NoMes, per fare questa battaglia contro la riforma del MES. Ed è stato un primo esperimento ben riuscito, perché comunque rumore l'abbiamo fatto, a tal punto che in ogni caso il dibattito sul MES è stato un dibattito sicuramente acceso negli ultimi mesi. Detto questo, non c'è ancora alcuna indicazione. Ecco, c'è anche Gianluigi Paragone che fa quotidianamente una battaglia, secondo me porta davvero alla luce degli argomenti centrali in questo momento storico. Non c'è ancora un partito politico, un movimento, però c'è molto fermento, questo mi sento di dirlo. E soprattutto, ecco, rispetto alla sovranità, voglio dire Sì, questo ecco, questa era la perché. domanda, me l'hai anticipata, che Ah, ti volevo ok. fare. Cioè, bisogna spaventarsi di questo sovranismo in maniera particolare, no? Di tornare a una propria moneta. Cioè, quindi ci sono fior di economisti che si sono matti, cioè, e l'Italia finirebbe al macello, eccetera. Cioè, come si fa a convincere le persone che la sovranità monetaria in particolare non ci deve spaventare, che comunque esiste un modo per traghettarla, perché questa è un'altra cosa, peggio ancora della domanda esistenziale di prima. Allora, io premetto, non sono un Un economista, economista, non quindi sono non un ti chiedo una. tecnico, per Ok. cui no, non mi addentro nei Nei discorsi tecnicismi perché tecnici. non è mia competenza. Però le persone che hanno dei dubbi, alle persone che hanno dei dubbi vorrei rivolgere a loro una domanda, ma fino ad ora tutto quello che ci è stato proposto da questa Unione Europea ha portato dei risultati positivi nelle nostre vite? Nessuno può dire, nessuno può rispondere di sì. Quindi partire da questa domanda, farsi questa domanda è centrale perché anche, diciamo, questa obiettivo della riduzione del debito pubblico, perché ci viene raccontato come un mantra che l'Italia è un paese indebitato, che l'Italia deve ridurre il suo debito. Intanto, voglio dire, paesi come il Giappone ha un debito pubblico, un debito abituatissimo, ma è un paese assolutamente in crescita, per cui apriremo un altro discorso. Ma insomma, ci viene ripetuto come un mantra che l'Italia deve diminuire il debito. Bene, a distanza di 10 anni dalle misure di austerità, non solo il debito è aumentato, ma le nostre vite sono peggiorate. Quindi quella ricetta non è una ricetta vincente. Questo è il primo dato da cui partire.
Ora, quando si parla di sovranità, in realtà c'è sempre molto equivoco e questo, secondo me, c'è una responsabilità nella comunicazione, nel modo di Ma anche perché è comunicare. difficile, ci sono argomenti anche un po' difficili da comprendere, li devi studiare, Anche da immagino. comprendere, soprattutto forse bisogna migliorare la comunicazione, perché il concetto di sovranità viene associato ad un concetto di chiusura dei paesi, ad un concetto di ripiegamento su se stesso dei paesi, di isolamento. Assolutamente non è così. La sovranità, l'articolo 1 della nostra Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Bene. Intanto la Costituzione è davvero una carta meravigliosa a cui noi dovremo sempre ispirarci e sempre guardare, soprattutto in questi momenti di difficoltà. Ma sovranità cosa significa? Significa recuperare per un paese la propria, come dire, veramente la propria anche identità. Perché il concetto di sovranità, a mio avviso, è molto collegato al concetto di identità. Quando faccio un esempio molto banale, quando una persona non sa chi è, quindi non ha, non sa chi è, quindi non sa, diciamo, non ha una, non sa Una crisi come identitaria, dire. insomma, una sorta di crisi di identità. Intendi? L'identità, ecco, la crisi di identità. Cosa succede? Che è molto più vulnerabile perché in qualche modo è alla mercé della vita, degli altri. È la stessa cosa per un paese. Noi stiamo perdendo la nostra identità ed è l'obiettivo poi del sistema neoliberista, cioè omologare i paesi, renderli tutti uguali, significa indebolirli nella loro struttura, nella loro identità, nella loro vocazione più profonda. L'Italia, come tanti altri paesi, anche la Grecia, quando sono stata recentemente, hanno quasi paura di esporre la bandiera greca, i greci. Bene, perdendo questa identità, noi siamo diventati vulnerabili, deboli rispetto al mondo intero. Non parlo solo di Europa. Quindi il concetto di sovranità legato al concetto di identità significa io come paese chi sono, qual è la mia vocazione naturale, la mia vocazione storica, il mio bagaglio culturale che mi porto da millenni. Nel momento in cui io so chi sono, posso rapportarmi con gli altri paesi in una condizione di parità. Ecco il concetto di sovranità. Se io sono forte, so chi sono, bene, posso rapportarmi con gli altri paesi europei e del mondo da una condizione di parità e non di sudditanza, perché noi stiamo perdendo questa sovranità e perdendo l'identità. Siamo diventati paesi vulnerabili all'esterno. Preda dei mercati finanziari, preda delle multinazionali, preda di tutto quello che in qualche modo cerca di. È un sistema predatorio sostanzialmente. Quindi il ritorno alla sovranità significa che i nostri beni comuni, i nostri beni pubblici non possono essere privatizzati perché ci sono, perché un privato ha come obiettivo il profitto. Non ha come obiettivo il benessere collettivo. Allora, questa è la sovranità. La sovranità significa che uno Stato deve ritornare a fare lo Stato. In questo momento storico, lo Stato è alla mercé della finanza, alla mercé del sistema economico mondiale, globale, europeo. Lo Stato deve ritornare a fare lo Stato. Soltanto così noi potremo recuperare la nostra forza e quindi aprirci agli altri paesi, Quindi assolutamente aprirci agli altri sovranismo non vuol dire una sorta di chiusura un po' antica, no? Io sto qui, eccetera, no? Ti ricordi quando si lanciò il liberismo, no? Sembrava il mondo moderno contro il mondo antico, chiuso su se stesso. Cioè, il sovranismo quindi
vuol dire anche interazione con i popoli, modernità, un futuro anche più tecnologico, cioè, ovviamente mettendo in primo piano i beni propri, cercando di essere autosufficienti, no? In Italia, per esempio, io ricordo tranquillamente, si produceva in Italia l'elettronica, no? Per dire, adesso di solito parlo agroalimentare, eccetera, però l'elettronica è il chiodo fisso, no? Faccio l'esempio del circuito stampato, no? Che in Italia ormai non si può più produrre se non quello di altissimo costo, e ci sarà anche una formula per poter riprodurre in Italia quello, no? Cioè, piuttosto che delle cose che attualmente facciamo, che magari potremmo fare meglio. E quindi il sovranismo può essere inteso quindi come futuro, come tecnologia, quindi non solo qualità della vita dal punto di vista della natura, dei propri prodotti agroalimentari o manifattura locale, artigiano, eccetera. Quindi vuol dire anche questo. Cioè, c'è il moderno, c'è un concetto moderno, ecco, perché viene un po' spacciato per quello, un sovranista, cioè, hai capito? Sembra che è il liberale, no? Quello che capisce tutto, l'efficienza del sistema, no? E qualcuno lo interpreta anche come una cosa un po' antica, hai capito? Tipo i vecchi collettivi della sinistra, ecco, tanto per intenderci, no? Allora, noi abbiamo una ricchezza in Italia che ci invidia tutto il mondo, il nostro Made in Italy. Il Made in Italy è un'eccellenza nel mondo, ecco perché stanno cercando di in qualche modo metterci, comprare il nostro Made in Italy. Noi lo dobbiamo difendere con tutto noi stessi, perché... cosa significa per me ripartire dai territori? Non significa chiudersi nella piccola bottega, al contrario, significa valorizzare quello che noi sappiamo fare per poi internazionalizzare. Quindi sovranismo vuol dire anche farsi, tanto per intenderci, il proprio eBay, il proprio Amazon, il proprio YouTube, no? Hai un'attività commerciale, uno Stato potrebbe farti no, il booking della situazione, magari su quello non ci guadagna, però tutti pagherebbero volentieri le tasse. Per dire, sovranismo vuol dire anche questo, quindi creare delle nuove situazioni commerciali cioè, dove tutti pagherebbero volentieri, cioè pagherebbero per pagare tutti, questo, no, è un vecchio motto che ci sta ancora, questo fa ancora trend, e lanciarci totalmente, cioè in una situazione quasi autonoma, ecco, cioè... ecco, però sempre recuperando la nostra identità. Noi siamo popoli mediterranei, okay. Allora, qual è il, diciamo, che cosa abbiamo perso anche in questa Europa? Noi abbiamo perso la nostra vocazione mediterranea, e invece noi dobbiamo ripartire da chi siamo. Ma un pochino in questa emergenza è tornata, A me mi ha colpito moltissimo vedere, per esempio, no, il personale sanitario, che di solito, diciamo, per il tipo di lavoro che fa è molto serio, freddo, no? Ma è il lavoro che lo fa. Vedere l'umanità in queste persone, ti dico la verità, mi ha colpito, mi ha lasciato quasi di stucco. Cioè, io conosco parecchio personale dentro la sanità, lo conosco ovviamente dal punto di vista umano, ma vedere in televisione, hai capito, tutta questa, persino qualche politico, diciamola tutta, insomma, qualche mezza verità l'ho sentita anche in televisione, questa voglia, no, di cambiamento, eccetera, bisogna riuscirla a incanalare. Non, speriamo che finita questa situazione, tanto ne usciremo, che non ci ritroveremo punto a capo e che non nasca qualcosa. Ecco perché io benedico, hai capito, il nuovo che avanza, speriamo, no, che sia la volta buona. Ecco, io vorrei finire. Guarda, con questo io voglio diciamo in una parola, perché per me le parole sono potenti. Io penso che noi ci troviamo ad un bivio, lo sappiamo tutti, ma voglio essere molto fiduciosa, e sono un'ottimista cronica, perché io sono una napoletana e, come sapete, i napoletani sono degli ottimisti cronici. Per me veramente siamo ad un passo, la strada sarà molto lunga, ma un passo ad un risveglio individuale e collettivo. Allora, se noi davvero riusciremo ad avere coraggio, il coraggio viene dal cuore, quindi noi dobbiamo usare sì la testa, ma il nostro cuore, questo è fondamentale. Se noi mettiamo insieme la testa e il cuore, e gli italiani sono fra l'altro dei creativi eccellenti, e siamo anche, abbiamo sempre dimostrato nella storia anche di essere un popolo umano,
Quindi se noi recuperiamo la nostra umanità, la nostra creatività, il nostro coraggio, allora sì che possiamo veramente andare verso una direzione di risveglio non solo individuale, perché questo periodo buio ci farà veramente scoprire tante cose, ma possiamo risvegliarci per indicare. Io penso che l'Italia non è, forse non è a caso che proprio l'Italia sta diventando proprio il centro, l'epicentro di questo virus terribile. Forse possiamo noi indicare al mondo una nuova direzione. Un nuovo, io lo chiamo un nuovo rinascimento mediterraneo, che a differenza del rinascimento del Cinquecento, dove l'uomo era al centro, diciamo, era centrale rispetto alle nuove scelte che l'umanità stava facendo, in questo nuovo rinascimento mediterraneo l'uomo finalmente ha capito che è tutt'uno con la natura, che non possiamo essere. Il mondo non può essere umanocentrico, ma bisogna mettersi in relazione, rispettare questo pianeta. Quindi anche tutto il problema dell'inquinamento e degli cambiamenti climatici, forse veramente questo virus è l'ultimo avvertimento che l'universo sta dando all'uomo per cambiare direzione, ora o mai più. Esatto, ora o mai Forse più. È con questo ora o mai più. che io ti ringrazio davvero, sei stata gentilissima, disponibilissima e soprattutto ti chiedo di aggiornarmi perché io voglio sapere se riusciamo a trovare una nuova forza politica o almeno se riusciamo step by step a costruire un qualcosa di nuovo. Io Speriamo, ti ringrazio speriamo. Tiziana e alla prossima. Grazie a Grazie. voi e un saluto a tutti i marchigiani e grazie per questa opportunità di poter parlare con tutti voi. Grazie davvero. Forza e coraggio a tutti. Forza e Ok, coraggio. Ciao, grazie. ti ringrazio. Bene, Grazie. abbiamo sentito Tiziana Alterio, è stata davvero una bellissima trasmissione che ci è piaciuta. Tiziana ha tantissime idee, una persona splendida e naturalmente rimarremo in contatto con lei e alla prossima. Profonda riflessione, in un mondo frenetico, senza tempo. Oggi abbiamo la possibilità di riflettere, magari interpellando anche la storia recente, che i nostri anziani possono ancora raccontarci. Il dopoguerra ha visto saggi che, uniti ad un popolo desideroso di rinascere, ha costruito in breve tempo un futuro, il nostro. Quello che ci ha permesso una vita facile. La più recente storia, quella della finanza e della speculazione, ha tagliato nel tempo parte di ciò che i nostri nonni avevano costruito. Una politica corrotta o deviata ha permesso la chiusura di ospedali, l'incuria dei territori, l'indebitamento senza ricambio di servizi e progetti sulle spalle dei nostri ragazzi. Grazie ad un virus, oggi abbiamo la possibilità di fermarci un attimo e riflettere. Questo è il momento di riprendere il saggio cammino degli avi per riprogettare una società diversa. Valori, solidarietà e rispetto reciproco, oggi considerati demagogia, possono essere un'occasione di un diverso futuro.